i VAT non sono altissimi, però dopo un lavoro del genere le sensazioni saranno tutte. Ciao a tutti ragazzi, è il capitano di PM&T del Pendolo e benvenuti in un nuovo video. Anche oggi, dato il vostro interesse negli episodi precedenti, ho deciso di portarvi a scoprire la routine di un ciclista professionista che a breve, siccome le corse iniziano già a fine gennaio, andrà a fare il Tour Down Under in Australia. Andiamo a scoprire un po' chi sarà l'ospite di giornata. Eccoci qui ragazzi, oggi siamo con Samuele Battistella. Buongiorno. Ci siamo già visti ovviamente sui social, ormai sono già incontrati mille volte. Allora Samu, sei pronto a farci vivere la tua giornata tipo in preparazione a una grande corsa di fine gennaio, perché qua ormai è già tempo di menare. Sì, ormai questo è l'ultimo allenamento serio, prima di un po' di recupero, prima di partire. Quindi oggi 4 ore e mezza, 5 di allenamento. Però il problema è che sono tornato da Monaco l'altro giorno, quindi a casa non c'è niente da mangiare, devo fare colazione con quello che ho trovato. Quindi diciamo anche un po' una lezione di come sopravvivere senza avere tanta roba a casa. Allora ragazzi, via, partiamo con la colazione. Cosa si mangia questa mattina? Sicuramente carboidrati, quindi pane, marmellata, cereali, poi qualcosa di proteico, niente di particolare, contando che solitamente per 5 ore il carico si fa sempre la sera prima, perché a colazione ovviamente sennò almeno io personalmente parto troppo pieno e non riesco ad allenarmi. Colazione fatta, ora te ti cambi, io intanto mi rilascio un po' sul divano e poi via ad allenarci. Via in bici. Beh ragazzi, finché aspetto, nell'attesa, una partitina non me la toglie nessuno. Ah. Dai capitano, che oggi ti faccio divertire per 5 ore. Come, già pronto? Andiamo. Allora siamo pronti per allenarci, c'è un po' di freschetto, speriamo che venga fuori una bella giornata come diceva il meteo. Programma di oggi? Tante salite, tanto medio e tanto fatica. 5 ore, che lavori si fanno nello specifico? Un'oretta di medio in tutto e 15 minuti fatti forte al finale dell'allenamento. In che zona andremo più o meno? Oggi si va sul massiccio del grappa, facciamo 3-4 versanti sempre sul grappa, quindi su, giù, un altro versante, che è il mio allenamento preferito, solo salita. Io ti seguo, te mena quanto vuoi. Via ragazzi, ore 10, come da programma del capitano, si parte per un allenamento di 5 ore. Sono passati neanche 20 minuti e via di rampe qua ragazzi, però finalmente usciamo dai centri abitati e si entra, ci si immerge nella natura diciamo. Vardin, poche stradine ragazzi, che posti magnifici. Mezz'ora andata, com'è? Meteo, gamba, sensazioni? Ho fatto un po' di salitelle per riscaldamento, meteo abbastanza bello, c'è il sole e penso che tra 20 minuti arriveremo alla salita e si comincia il primo lavoro. Direzione grappa, ragazzi, ammirate qua, che panorama! Ancora poco dai e poi via d'intensità, di lavori, spingere! Allora, primi 50 minuti andati e ora si inizia il primo lavoro, cosa andremo a fare? Adesso 20-25 minuti di medio in salita con un po' di cambio di potenza, tanto per riscaldare un po' la gamba. Siamo in pieno inverno a inizio gennaio, ma qua la condizione e soprattutto la forma fisica dopo cenoni e pranzi di Natale e Capodanno deve essere già al top. L'unico momento di relax mi sa che era la settimana di off season a novembre, a ottobre si correva ancora. Allora, prima ripetuta finita, com'è andata? Bene, dai, 20 minuti fatti bene. Wattaggio medio si può dire? 3,45. Programma di adesso? Si scende, dove si va? Si va un altro versante del grappa di là, quindi stessa strada, poi si prende un'altra salita e sempre stesso lavoro. Tempo, neanche un minuto di mettersi mantellina e guanti e via. Giù in discesa per andare a fare l'altro versante del grappa, stessi lavori e menare. Discesa finita, forse un chilometro di pianura ed è già tempo di salire. Via la mantellina, via i guanti. E si ricomincia già con i nuovi lavori. Descrizione della salita che facciamo adesso? Questo lavoro, la salita questa è 18 km a 10%, quindi bella salita. Nuovo versante della grappa, questa volta si sale da Semonzo. Via, via con il lap. Mamma, ragazzi, cominciamo a trovare qualche amatore. Lui, vediamo qua su tranquillo, pedalata agile, gamba che gira. Gli amatori piantati in mezzo alla strada. Si dice che sia una delle salite più lunghe e impegnative della zona, 18 km.
metri veramente tosti, però lui ne farà solo un pezzo, un piccolo pezzettino, 20 minuti per fare la sua ripetuta. Mantellina aperta, sui pedali e via, menare ragazzi, menare. Qua possiamo già fare lavori di qualità i primi di gennaio. Sta sgolfando l'anima, Samu, comincia a esserci caldo? Comincia, sì, comincia a far caldo. Ma che posti avete qua per allenare? Sono unici, vedo, strade deserte. Io prendo quello quando sono finito. Quanti grammi ora assumi oggi di carbo? Oggi ho fatto il conto e tra liquido, gel e barrette sui 100 grammi l'ora, che penso sia il minimo indispensabile per fare i lavori bene. Perfetto, dai, allora tempo di mettersi mantellina, smanicato, quel che hai, guanti e via, giù in discesa alla prossima salita. Prossimo, subito un altro lavoro. Sì, altri 20 minuti. Comunque ho 1500 metri di dislivello, mancano ancora due lavori. Sosta qua. Bisogna. Sta qua cos'è, Samu? La fontana dei ciclisti della zona o una fontana qualsiasi? Questa è la fontana salvavita, anche d'estate, perché quando ci sono 40 gradi ti butti dentro ed è ghiacciata perché arriva da sottoterra, proprio dalla fonte. Ritorniamo un po' per la stessa di qua. Faccio il giro così e poi l'altro lavoro, perché se comincio subito non so più cosa fare per le altre 2 ore e mezza. Siamo 2 ore e mezza e via con la terza ripetuta da 20 minuti. Questa volta si salirà sul grappa dal versante di Romano. Comunque ragazzi, ho notato che Samu ogni volta che deve iniziare una salita o dei lavori si mette le sue cuffiette, musica, concentrazione al massimo ed è sempre lì a guardare la strada, il contachilometri, serio come pochi. Mai mollare. Perché ragazzi, dovete sapere che quando faccio questi video io voglio disturbare il meno possibile i corridori, perché sono professionisti, stanno facendo il loro lavoro e quindi voglio solo documentare tutto senza essere d'intralcio. Oh, ma sti versanti del grappa sono uno più affascinante dell'altro. Comunque il 99% dei ciclisti che troviamo, che sia in salita, in discesa, che si gira sempre a salutare il nostro caro amico Samu, basta un semplice saluto, un riconoscimento e via, sono tutti contenti e proseguono motivati per il loro allenamento. Allora Samu, terza salita andata, come sono le sensazioni rispetto alla prima ripetuta? Stessi watt, ma fatica percepita? Ma in realtà più watt, non tanti. Stavo un po' meglio, però comunque ci fa sempre fatica. Adesso manca solo un lavoro, che è quello più duro. A tutta. I watt non sono altissimi, però dopo un lavoro del genere le sensazioni saranno tutte. E niente ragazzi, abbiamo incontrato anche una squadra di dilettanti e lui ovviamente si è fermato a scambiare 2 chiacchiere. Qua sono tutti amici e si conoscono tutti nell'ambiente del ciclismo. 3 ore andate, programmi adesso, dove si va? Adesso si va a Foggia, che è una salita sempre senza macchine, che a me non piace il traffico. 13 minuti belli splendidi e poi il tempo di tornare a casa. Per ora 3 ore all'attivo, 295 watt normalizzati. Dislivello? 2100. Spettacolo sta valle, oh. Questa è bella, peccato che è all'ombra adesso, però d'estate qua è sempre fresco. Ci stiamo addentrando nella valle, tra qualche istante inizierà ufficialmente l'ultima salita di giornata e si partirà per i 13 minuti di fuoco. Abbiamo appena passato via un cartello che diceva che questa era la salita della tappa Pordenone Asiago del Giro d'Italia. Ale ale ale, siamo partiti, ale ale, già sui pedali, via. Come dicevo prima, a livello di watt non è a tutta, ma se andiamo a guardare lo sforzo percepito dopo le 3 ore e mezza e tutti gli altri lavori, la fatica devo dire che sicuramente si farà sentire. Però qua ragazzi c'è poco da giocare, scherzare, tra meno di una settimana inizierà a correre e anche con un altro clima, bisogna dire, come dice lui, zero traffico, perché lo odia, vuole allenarsi in tutta tranquillità senza stress, ovvero il problema di macchine che devono passarlo via, ok, questa è perfetta. Mamma ragazzi, mi si legge proprio la fatica nel volto. A blocco ragazzi, a blocco. Ale ale ale, sui pedali e ogni tornante via si rilancia, mantellina aperta, vento in faccia e menare. Ale 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 ale, ultimi sforzi, ale ale ale, ultimi minuti, ale ale ale.
fine fine, ragazzi, ripetuta finita e corridore finito. Cotto, come sentita? Alcuni dati, se si possono dire. 13 minuti a 410 watt. Dopo 3 ore e mezza, quasi 4 di allenamento. Come un finale di gara, vai. Esatto. Sono adesso finito, vado a casa, basta. Sono le 2, ragazzi. Abbiamo 4 ore nelle gambe ed è tempo di tornare direzione casa, quindi Rossano Veneto. Ultimi 20 minuti circa, credo, stiamo transitando da Bassano del Grappa, ragazzi. È qui il grandissimo Samu. L'anno scorso, nel 2022, due anni fa, perché adesso siamo a gennaio 2024, ha vinto la prima edizione della Veneto Classic con un attacco in solitaria da paura, ma ci dirà tutto nell'intervista che uscirà nel prossimo episodio. Guarda che bella sta ciclabile, dovrebbero essere tutte così, l'ultima mezz'oretta, 40 minuti, attività. Oh Samu, se si può dire, come si fanno i calcoli, quanto pesi? 67 e mezzo. 60, forma, dai. Peso forma? Peso forma 66. Ultimi 5 minuti, ragazzi, e basta un attimo guardarsi intorno per capire come sia cambiato drasticamente il paesaggio rispetto ai posti meravigliosi, mozzafiato di dove eravamo prima. Ultime pedalate, ho visto che è stato un po' lì a smanettare sul contachilometri, avrà guardato un po' i valori di oggi, i vari dati, avrà detto: mi sono allenato abbastanza o no? Sono finito e sono andato forte, oppure sono finito e non l'ho neanche mossa un pelo? Eccoci qua, allora, allenamento finito, faccio un piccolo recap, com'è andata, sensazioni, numeri e quant'altro. Beh, abbiamo fatto non 5 ore perché era un po' finito, 4 ore e 40 scarse, 270 di TSS, 240 watt medi, 290 normalizzati. Ti senti pronto per le corse di fine mese? Adesso fine mese, manca neanche una settimana, oppure la forma deve ancora arrivare? Di sicuro non sono al 100%, ma non sono neanche messo male, quindi forma giusta. Vedremo, ragazzi, i risultati parleranno. Maimula. Non mi interessa se sono gare minori o maggiori, mi interessa vincere, ritrovare la sensazione di vincere. A lungo termine spererei di vincere il mondiale nei professionisti.